un argomento che sicuramente è sempre in voga, soprattutto adesso che ci stiamo accingendo ad arrivare sulle spiagge, quindi con l'arrivo dell'estate. Parliamo di dieta e parliamo del libro La dieta perfetta. Lo facciamo assieme ai nostri ospiti, benvenuti, ai nostri ospiti, quindi Salvatore Baiamonte, che assieme allo chef Joseph Puma hanno scritto il libro La dieta perfetta. Eccolo qua. Parleremo di questo libro, parleremo insomma anche di quello che c'è stato dietro per scriverlo, per realizzarlo, parleremo del contenuto di questo libro, faremo vedere anche delle slide poi più avanti, da qualche minuto, nel quale lei dottore spiegherà alla gente un po' i suoi segreti contenuti in questo libro. Innanzitutto, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Anni fa, quando io ho finito corso di formazione in dietologia a Roma, ho fatto il master a Roma, un amico di Aragona, Salvatore Graceffa, mi ha regalato un libro, esattamente il libro di Montignac, che in Italia è pubblicato dalla Hobby and Work, e mi ha chiesto di fare una dieta in base alla teoria e ai principi di Montignac. Ebbene, dopo 4 anni io non solo ho fatto la dieta, ma anche pubblicato poi per la stessa casa editrice. Perché ho visto Montignac, dottor Montignac è un autorevole dietologo francese che utilizza un particolare metodo dietetico che fa uso del concetto degli indici glicemici. Ora, siccome ho visto che ha venduto nel mondo parecchi libri col suo metodo basato sugli indici glicemici. È il libro che adesso ha in mano. No, questo è quello mio, la traduzione francese del mio libro, quindi gli faccio concorrenza in Francia, questo è il discorso. Questa è l'edizione italiana. E come ho visto che ha venduto molti libri con la teoria degli indici glicemici, io spero col mio libro di vendere molti libri con la teoria classica. Infatti lui parla di indice glicemico come quel particolare fattore che è responsabile dell'ingrassamento. Infatti lui parla di particolari alimenti che, se hanno un indice glicemico molto alto, provocano un'elevata quantità di insulina, concentrazione di insulina nel sangue, che è responsabile dell'ingrassamento. Invece io non parlo questo, cioè io nego addirittura l'esistenza dell'energia, cioè l'esistenza delle chilocalorie. Invece io dico no, che le chilocalorie esistono, l'energia esiste, non si può negare, e che tutto è in funzione del primo principio della termodinamica, che è il principio della conservazione dell'energia, e del secondo principio della termodinamica. Praticamente gli indici glicemici sono assorbiti nei principi della termodinamica. Abbiamo parlato quindi di... Sì, lui parla di network immunitario, cioè in questo caso, di network ormonale, esattamente dell'insulina. Altri parlano anche di un particolare network, il rapporto tra insulina e glucagone, ma io ho sempre detto che all'equilibrio qualsiasi tipo di network ormonale, una volta in equilibrio in un organismo, in un corpo umano che sta bene di salute, una volta raggiunto l'equilibrio, quel particolare tipo di network che è costituito da 2, 3, 4, anche 10 ormoni, come afferma il dottor Azizi, quel particolare tipo di network, una volta equilibrati, devono sempre rispettare il primo e il secondo principio della termodinamica. Benissimo. Ora cerchiamo anche di far capire meglio alla gente che ci segue da casa, che magari avrà avuto qualche difficoltà a seguirla. Qui io leggo: la dieta perfetta, come raggiungere il proprio peso forma, ed è una cosa che assolutamente interessa, in modo semplice, gratificante e divertente, attraverso un'alimentazione fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Lo chiedo a questo punto allo chef: ma si può dimagrire divertendosi a mangiare? Assolutamente sì, a me sinceramente è toccato il compito molto più semplice, che è quello di aver dato corpo a ciò che sono i principi fondamentali del metodo Baiamonte. In questo tenevo a precisare che non è un ricettario, ma è un semplice e onesto manuale che ci permette esattamente di poter dimagrire. Io ho riordinato esattamente secondo il metodo Baiamonte, utilizzando gli ingredienti sovrani, i condimenti sovrani che si possono seguire alla dieta, le ho racchiusi tutti in semplici ricette elaborate 19, che vanno dal pesce alla carne, la pasta, enfatizzando un po' i prodotti stagionali
dando lustro esattamente ai metodi di cottura e, perché no, divertirsi personalizzando anche secondo propria voglia. Quindi basta con la semplice zucchina fatta, esatto, in acqua, si può anche dimagrire mangiando e divertendosi. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, quindi visto che